Ciao ragazzi, bentrovati e benvenuti in questo video breve, giusto per spiegare due cose e far capire come sta andando la situazione riguardo Yo-Kai Watch. Non è riguardo Yo-Kai Watch 4, non so quando esce, non si sa se esce, non è un video riguardo l'uscita di Yo-Kai Watch 4, ma riguardo l'uscita, purtroppo, di Yo-Kai Watch Gakuen, Yo-Kai Watch Gem, Wise School Heroes, chiamatelo come volete. Gioco uscito ormai diverso tempo fa e mi avete scritto in molti: Andrea, guarda, hanno pubblicato un'immagine con Wise School Heroes, oh mio Dio, è localizzato, ora esce, ora esce. No, no, hanno pubblicato un'immagine con il logo localizzato occidentale di Wise School Heroes perché c'è una collaborazione con Phantasy Star Online. C'è una collaborazione con Yo-Kai Watch Wise School Heroes e hanno voluto pubblicare, in maniera anche piuttosto pacchiana, un logo. È fatto male quel logo, ok? Per divertimento, ho fatto un logo di Yo-Kai Watch Wise School Heroes. E ve lo faccio vedere. L'ho fatto praticamente in un paio d'ore. Data creazione 14-12-2020. Più di un anno fa ormai, più di un anno fa. Alle 11 di sera mi sono messo a farlo, certo. Però, per farvi capire che se io che non ho una qualifica professionale per fare questo genere di lavoro, l'ho fatto meglio. Ora non è che voglio tirarmela, però il mio logo ha più amore. Vuol dire che forse non c'è tanto da riporre le speranze, soprattutto quando viene annunciata una collaborazione con un altro gioco. Se il gioco, che non c'entra niente, annuncia collaborazione con Wise School Heroes, purtroppo non è detto che esca lo stesso. Nonostante tutto, Yo-Kai Watch Gem Wise School Heroes è stato registrato nel 2021 alle WIPO, quello che c'ha i brevetti per i marchi di registrazione cazzi e mazzi. E quindi c'è sempre una probabilità che esca. In realtà, certe volte fanno questa manovra giusto per evitare che Persona X si impossessi dei progetti e di qualche altro brevetto o quel che sia. E quindi le aziende lo fanno. Va bene che per Pikachu hanno addirittura inserito il file della proprietà intellettuale 20, 26 anni dopo, quant'è ormai? Però è un discorso diverso. Oggi queste manovre si fanno, soprattutto Level 5, che loro lo sanno. Akira Ino lo sa che i loro prodotti sono ricercati e amati dai fan più accaniti. E allora lo fa apposta, secondo me, a pubblicare il file. Oh ragazzi, facciamolo così li prendiamo per il culo quei italiani di merda. E loro lo fanno. Però Akira Ino, stammi a sentire. Noi fan non perdiamo mai la speranza. Certo, ci sono gli spagnoli che sono ancora più incazzosi di noi. Ma stai attento, Kiroino. Quando uscirà il nuovo Inazuma Eleven, ti lancio anche il portafogli. Stai attento. Non è una minaccia, ma sono Natale. E questo è quanto. Yo-Kai Watch Gem per il momento non esce, non uscirà e forse non uscirà mai per davvero. E Yo-Kai Watch 4 no. Non è un video riguardo Yo-Kai Watch 4, non si sa se esce, non esce, non esce, non esce e non uscirà mai. Salvo, salvo qualcuno dalla buona volontà che lo traduce. Una lingua con un alfabeto occidentale, possibilmente. Va bene? Dai, non si sa, no, mai perdere la speranza. Però, Non l'ho persa, Kiroino, stai attento. niente, ciao.